Gesù viene battezzato al fiume Giordano. Dal Vangelo
Gesù giunse da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Quindi, mentre risaliva dall'acqua, vide i cieli che si squarciavano e lo Spirito che discendeva su di lui come colomba. E una voce venne dal cielo: tu sei il Figlio mio diletto, in te mi sono compiaciuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, thank you.
Gesù che si riveglia al mondo nelle nozze di Cana. Qui siamo nelle nozze in una festa di matrimonio e viene a mancare il vino. La madre di Gesù dice a Gesù: qui manca il vino. E Gesù ordina i servi di riempire d'acqua leggiare e li riempirono fino a loro. E nel versare l'acqua di leggiare sulle tavole, ecco che da queste giare uscì il vino. Stiamo qui con la fede di Maria, con Maria e per Maria, perché noi crediamo che a Dio nulla è impossibile. E per questo vogliamo andare anche noi da Maria e dire a Maria: Maria, vai da Gesù tuo figlio e digli che qui è finito il vino. Qui non c'è più la vita. La vita viene intaccata da questo male, da questo virus. Noi già sappiamo la risposta. Fate quello che Gesù vi dirà. Allora ci diventiamo nell'obbedienza al figlio tuo Gesù, Maria, perché allontani da noi questa messa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso in nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.
riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nostra Signora Consolatrice del Cardinello, Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Quarto mistero della luce noi contempliamo, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Marco. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Comparve una nuvola dalla quale si sente una voce: questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Ti chiediamo, oh Signore, per intercessione di Maria, di rendere candida, bella, pulita la nostra nazione, il nostro paese, perché liberato da ogni male possiamo godere della tua pace. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Save
benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Regina della famiglia,
la salute dell'anima e del corpo, per la gloriosa intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ci attristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa, per tutta la Chiesa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
la salute degli infermi, liberaci prontamente da ogni malattia, in modo speciale dalla lepra del peccato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Converti i peccatori, consola gli
gli amici e i fattori degli orfani raccolti all'ombra del tuo santuario. Santifica e moltiplica i sacerdoti, i religiosi e coloro che diffondono la tua dimensione nel mondo. Fa che noi tutti possiamo conservarci fino alla morte, fedeli alla grazia del tuo divino Figlio. Amen. Nostra Signora Consolatrice del Cardinello, prega. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Ci benedica Dio onnipotente, che Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you.
O Dio che ami l'innocenza e la ridoni in una perduta, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo spirito perché possiamo essere santi nella fede e operosi nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, stava alla sua porta, coperto di piaghe.
Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi beni, ma ora in questo mondo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che mi vivono di passare da voi non possono, né di qui possono giungere fino a noi. E quello le dico: allora, Padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui le dico: no, Padre Abramo, ma se tra i morti qualcuno tra loro si convertirà. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Siamo invitati a scegliere, siamo invitati a decidere da che parte collocarci nella vita. Il profeta, per lasciare impressa questa forte suggestione del nostro animo, descrive anche le conseguenze dell'essere dalla parte di Dio, dalla parte di se stessi. Proviamo per qualche momento a calarci, anche così, fisicamente, mentalmente, dentro questa parola. L'uomo che confida nell'uomo è paragonato a un camerisco di una stella. Proviamo a metterci in questa condizione. Andiamo con la mente in un luogo arido. Sotto i nostri piedi la terra è screpolata, è vecchia. Il sole picchia in testa. Man mano che avanziamo cominciamo a sentire la sete e non possiamo bere. Sentiamo le forze che vengono meno perché non abbiamo l'energia sufficiente. È una terra dove nessuno può vivere. Questa è la condizione di chi confida in se stesso. Il proprio io non è in grado di sostenerci nella vita. Perciò Gesù dirà un giorno che chi non seguito deve rinnegare, dire no all'ego. Non è l'ego, non è l'io in grado di sostenere il cammino della vita.
Ecco, il profeta poi dice: beato l'uomo che confida nel Signore. E qui usa un'altra bellissima immagine. Chi confida nel Signore è paragonato a un albero piantato lungo corsi d'acqua. Anche qui proviamo a metterci in questa condizione. Sediamoci al ombra di un albero lungo i corsi d'acqua. Anche i piedi dell'acqua, sentiamo questa presa di fresco sul nostro volto, sentiamo il profumo della natura che ci sta intorno. Albero piantato lungo così d'acqua, non smette di produrre.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per il Papa, per il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi, perché facciano giungere il cielo dai la voce di Cristo e invita a conversione e a credere nel Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che leggono le nazioni e le sorti dei popoli, perché facciano tutto ciò che è loro potere per soccorrere quanti sono nella miseria e nella fame. Preghiamo. Per gli indifferenti, gli atei, i senza speranza, perché trovano in noi seguaci di Cristo l'umile testimonianza di una fede che svela il senso dell'uomo e della vita. Preghiamo. Per i malati del corpo e dello spirito, perché il Signore Gesù li illumini e li solleva e doni loro serenità e fiducia in questo momento particolare della loro vita. Preghiamo. Perché per quanti attorno a questo altare sono riuniti, il Signore conceda una fede che rafforza la speranza, rafforza la carità, per celebrare una vera comunione di anime nella festa pasquale. Noi ti preghiamo. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera e di una carità cordiale ed efficace. Per Cristo il nostro Signore. Hai stabilito per i tuoi figli
fonte di ogni santità, santifica questi giorni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e le sue grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di me, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, la messa in salvatore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio. Preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci rivista in suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo. E noi tutti abbiamo in misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo, tuo Figlio, l'abbiamo da tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, dell'unità del Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con l'aiuto della tua misericordia
Thank you.
la ringraziamo per la vostra presenza, per aver pregato per noi e per noi qui, soprattutto per la nostra diocesi, per il nostro paese, che in questo momento sta attraversando una situazione un po' particolare. Abbiamo tenuto la vostra presenza come segno della diocesi di Roma, perché sapete benissimo che radici, in particolare le prime radici sono state Emilia, fondate qui, e ha fondato quindi la diocesi di Roma, ha iniziato il suo cammino, la sua vita nel seminario, quindi la sua vocazione, quindi sono state proprio le origini. E quindi quando ci venisse anche alla diocesi di Roma, al credo della diocesi di Roma, e quindi a noi ha trasmesso questo, la bellezza di innamorarci sempre di più della propria diocesi, comunque noi siamo. E la collaborazione con il clero diocesano. Quindi noi il nostro ringraziamento, soprattutto la nostra preghiera e la nostra vicinanza, noi anche salutate un abbraccio anche al vescovo, il quale anche lui in questo momento prega con noi, prega con noi, prega con tutti quanti noi. Ecco, il sì di Padre Arturo è stato anche il nostro. È vero che la nostra vocazione è una chiamata del Signore, però Padre Arturo è stato tramite influenza. E quindi noi soprattutto dobbiamo dire anche grazie a Padre Arturo, se noi in certo qual modo anche noi vogliamo ancora avere un cammino che non conviene tutti i giorni sulle sue orme, ecco, far sì che i nostri piedi, la nostra vita sia sempre lungo i fiumi di quest'acqua. Siamo chiamati a questo, a portare frutti di amore, di pace e soprattutto di santità, perché questo mondo ne ha proprio bisogno. E allora vogliamo ci accompagnate nella preghiera di canonizzazione del servo di Dio, Padre Arturo, no, perché Padre Arturo possa intercedere presso il Signore. Stamattina la preghiera, però vogliamo ricordare ancora adesso davanti attorno all'altare, perché il Signore gli conceda per l'intercessione di Maria tutte quelle grazie che lui come superiore generale e quindi come guida della nostra comunità di cui ha bisogno, e quindi che le nostre preghiere lo aiutano a portare anche la croce del suo cammino, della sua missione. Grazie. Thank you.
robusta voce.